Formazioni Juventus Paris Saint-Germain. Ciao da Passione Bianconera, bentornato in un nuovo video. Come sempre ti invito ovviamente, ormai lo dico sempre, ad iscriverti al canale e non perderti alcuna novità per rimanere ovviamente aggiornato. È importante l'iscrizione ragazzi, ma semplicemente perché ci aiutate a darvi sempre notizie più fresche e soprattutto aggiornate. Allora, oggi parliamo molto semplicemente in un video non lungo, Juventus Paris Saint-Germain e le formazioni. Allora, fondamentalmente la formazione della Juve, vi dico al 99% sarà questa, che è in porta Szczęsny, poi facciamo le considerazioni. Difesa 3, Gatti, Bonucci e Alessandro, mentre a centrocampo Allegri dovrebbe schierare un centrocampo a 5 con Cuadrado, poi Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic. E qui c'è un pizzico di novità che in realtà l'abbiamo visto anche in un'altra partita: trequartista dovrebbe esserci Miretti e unica punta centrale Milik. Ok, quindi la Juve in teoria e in pratica dovrebbe schierare un 3-5-1-1. La variante, considerate anche le, insomma, gli infortuni che ormai sappiamo, potrebbe essere un 3-5-2 con Ken insieme a Milik in attacco, mentre Miretti dovrebbe poi eventualmente scalare a centrocampo al posto di Fagioli, come tra parentesi ha indicato anche qui. Ricordiamo appunto in difesa c'è Bonucci, Gatti in vantaggio su Rugani e poi vabbè, come sappiamo nella lista degli infortunati si è inserito anche McKennie e Ling Junior, soprattutto per questo ragazzo qui che ha fatto veramente benissimo, ogni minuto giocato era un minuto guadagnato per la Juve. E mentre il Paris Saint-Germain dovrebbe schierare un 3-4-3 con Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimbepé, Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes, Sarabia, Messi, Mbappé. Per fortuna nostra Neymar in questo caso è stato squalificato, quindi al suo posto c'è Sarabia. Signori, che dire, vi dico la verità, questa formazione a noi piace, piace perché sono secondo noi giocatori che in questo momento sono più in forma, sono sicuramente giocatori più forti che ha la Juventus, però, a noi in realtà avrebbe fatto piacere, infatti ci dispiace anche per quello, in questa formazione vedere anche Rovella. Rovella secondo noi è un playmaker di grande prospettiva, è ovvio, ancora non è un giocatore formato, ma secondo me darà grosse soddisfazioni se la Juve ha intenzione ovviamente di tenerlo. Per questo video è tutto, ovviamente poi ci aggiorneremo a fine partita, incrociamo le dita e forza Juve. Ciao e a presto!